Buonasera a tutti, sono Edoardo Bianco, grazie per essere qui questa sera. Io mi dedico alla neonatologia all'ospedale San Gerardo di Monza, dove sono anche professore a contratto e dove insegno odontoiatria sportiva. E proprio per queste mie due affiliazioni, l'ospedale e l'università, con Titan abbiamo deciso di fare un webinar in cui si parlerà sia di ricerca che di clinica, quindi principalmente focalizzandoci sulla ricerca universitaria. L'obiettivo in questa direzione è quello di dare dei dati oggettivi. Questo perché la neonatologia da molti è vista come una disciplina fumosa e queste persone possono anche avere ragione, nel senso che noi non vediamo l'ATM, non vediamo i muscoli ad essa collegati, così come vediamo ad esempio una camera pulpare mentre facciamo una pulpotomia. Quindi si può dire che è più difficile capire dove stiamo lavorando, è più difficile capire dove un eventuale paziente lamenta dolore piuttosto che identificare quello che è un problema di dolore ambiente. Però abbiamo degli strumenti che ci permettono di dare dei dati oggettivi e ad esempio noi possiamo, grazie alle tecnologie più moderne, avere strumenti che ci permettono di vedere dove si distribuisce il carico occlusale, come è fatta l'ATM tridimensionalmente, quindi sia per i tessuti duri che per i tessuti molli, sia a livello dell'anatomia statica che a livello di anatomia dinamica, quindi dei movimenti, come ad esempio l'arco digitale. Abbiamo esami stabilometrici che permettono di valutare le interferenze tra occlusione e postura e abbiamo i più moderni apparecchi elettromiografici come Titan, che con sonde Bluetooth permettono di vedere il bilanciamento dei muscoli principali della masticazione come masseteri e temporali. E avendo parlato di oggettività, di Titan dobbiamo dire che seguendo i protocolli di Ferrario, questi sono protocolli validati che permettono di avere una ripetibilità dei risultati nel tempo. Ci sono infatti degli studi come quelli di De Felicio di una decina di anni fa che dicono che a distanza anche di 6 mesi lo stesso paziente valutato nelle stesse condizioni dà gli stessi risultati. E questo ci permette un'enorme oggettività di valutazione nelle nostre ricerche. E oltretutto il protocollo POC4 di Ferrario, su cui si basa Titan, permette di eliminare il crosstalk, quindi tutte le interferenze legate alla presenza della cute, del sebo, del sudore, che sono quelle che poi danno la maggiore variabilità. Eliminando queste, noi abbiamo come unico fattore che cambia tra un'acquisizione e l'altra il cambio di occlusione e quindi quello su cui ci basiamo sono solo le differenze piuttosto che i valori assoluti, eliminando, come detto prima, tutte le interferenze. In questa chiacchierata quindi parleremo di ricerca. Di ricerca clinica, più clinica in realtà che ricerca, perché poi quello che ogni giorno facciamo è la ricerca, è la clinica, riportando dei valori, dei dati il quanto più oggettivi possibili, perché basati su studi universitari che sono stati condotti anche da me e dal mio gruppo universitario dell'Università Milano Bicocca in prima persona. E vedremo tanti casi clinici, alcuni dei quali non potremo approfondirli completamente fino alla fine, per questioni di tempo. Il primo caso è un caso ortodontico, maschio di 11 anni con una simmetria dentoscheletrica a causa di un crossbite sinistro distale all'elemento 22. C'è una deviazione mandibolare verso sinistra a causa di questo crossbite, un paziente in dentizione mista con una contrazione trasversale del mascellare. E dalle radiografie non si notano anomalie dentoscheletriche e dalla laterolaterale non si nota solamente un lieve pattern di seconda classe con una leggera divergenza. Ci siamo messi in mente di indagare tramite analisi elettromiografica se correggere questo crossbite mediante un espansore rapido palatale avrebbe portato a modifiche dell'attività dei muscoli masseteri e temporali. Per cui è stato fatto un case report in cui attraverso Titan si è andati ad analizzare proprio la funzione muscolare.
Facendo innanzitutto una elettromiografia prima di iniziare qualsiasi tipo di trattamento. E, si vede un buon indice di equilibrio neuromuscolare dell'89%, nessun valore fuori dalla norma, però è importante sottolineare che tutte queste elettromiografie devono essere utilizzate in modo ragionato, perché un'elettromiografia, un report di questo tipo è fine a se stesso, se è scorporato dal resto del trattamento, cioè non ci dice nulla dal punto di vista della diagnosi o da come effettuare il trattamento, perché effettivamente noi vediamo che il paziente sta bene. Bisogna integrare momenti e situazioni diverse nei vari report elettromiografici effettuati in tempi diversi. Si è proceduto con la cementazione di un espansore palatale di tipo Hyrax, due attivazioni al giorno, 0,25 mm per ogni attivazione, per 2 settimane. E sono stati alla fine di queste 2 settimane suggeriti al paziente di fare altri 4 giri di attivazione dell'espansore per avere un'ipercorrezione, in modo tale da contrastare eventuali ulteriori contrazioni del macellare dovute alla recidiva. E quindi l'espansione è avvenuta come previsto, si è creato un diastema, che è una cosa che molto spesso avviene in questi casi perché si allarga il palato. E quindi siamo andati a fare una prima elettromiografia al termine dell'espansione. Un ulteriore esame elettromiografico, sempre con Titan, è stato fatto a 4 mesi dal termine dell'espansione. Questo, come dicevo prima, per valutare situazioni e momenti diversi e capirci qualcosa di quello che stiamo facendo. Si vede che quella sinistra è quella che abbiamo già visto, pre-trattamento. C'è un buon equilibrio muscolare che però nella elettromiografia eseguita al termine dell'espansione sembra peggiorare. Diciamo qualcosa sull'elettromiografia pre-trattamento. Nonostante lo shift mandibolare, cioè la deviazione mandibolare e la presenza di momenti torsionali, nonostante questo si vede che tutti i valori elettromiografici sono all'interno dei range di normalità secondo Ferrario. Questo perché? Perché l'enorme plasticità muscolare dei bambini fa sì che anche in presenza di momenti torsionali si trovino il maggior numero di contatti occlusali possibili, con la minor fatica è possibile il miglior risultato elettromiografico. Questo perché i bambini si adattano presumibilmente a qualsiasi situazione. Però al termine dell'espansione, cioè immediatamente al termine delle 2 settimane, ci sono dei momenti peggiori, tre valori peggiorati, perché probabilmente i muscoli non si sono ancora adeguati alla nuova posizione occlusale ottenuta in seguito all'espansione, cosa che invece avviene a distanza di 4 mesi. Tutti i valori sono all'interno dei, o si sono avvicinati molto ai range di normalità secondo Ferrario, e quindi si può dire che si è ripristinato l'equilibrio occlusale che inizialmente è andato perso a causa delle variazioni nell'ingamma occlusale. Questo singolo, quindi, ecco, chiaramente poi il caso non è terminato, ma sarà da portare a termine con un perfezionamento della classe molare bilateralmente, una chiusura del diastema e poi con eventualmente ortodonzia fissa effettuare un corretto allineamento e livellamento dell'arcate dentaria. Questo caso era all'interno di un gruppo di altri casi clinici, esattamente 15 pazienti. E questo poster portato al congresso dell'Accademia Italiana di Neonatologia fa vedere che i risultati appena citati del singolo caso sono sovrapponibili a quello anche degli altri 14 casi. Nel grafico che si vede a destra, ho preso come esempio la torsione, ma un sacco di altri valori seguivano questo andamento. Un iniziale peggioramento a T1, cioè immediatamente dopo il termine dell'espansione, e un ritorno ai valori quasi iniziali di normalità, in T2, ossia a distanza di 4 mesi dopo il termine dell'espansione, a dimostrazione che le variazioni, seppur minime, che si sono verificate in senso peggiorativo durante l'espansione, possono essere riconducibili alla variazione occlusale repentina, e che non viene seguita con altrettanta celerità dal sistema neuromuscolare. Tuttavia, come detto prima, l'enorme plasticità neuromuscolare dei bambini fa sì che i valori ritornino molto velocemente, poi in soli 4 mesi, alla normalità. Perché c'è stato utile Titan in questo caso?
per valutare il mantenimento a lungo termine dell'equilibrio muscolare ottenuto. In questo caso è stato piuttosto veloce, l'espansione è avvenuta in poche settimane. Tuttavia, noi possiamo anche andare incontro a casi molto più lunghi, in cui si esegue un'ortodonzia fissa che dura anche 12-18 mesi. In questo caso è fondamentale valutare passo dopo passo quello che si ottiene, l'equilibrio muscolare, le variazioni, soprattutto dell'equilibrio muscolare e l'eventuale insorgenza di torsioni. E poi per avere una documentazione di fine terapia, cioè per vedere che c'è un buon compenso neuromuscolare dopo il trattamento ortodontico. Questo prima di mettere poi la contenzione che potrebbe stabilizzare i denti che stabilizzerà i denti nell'ultima posizione. Passiamo ad un altro caso clinico. Anche qui tiriamo in ballo l'ortodonzia. Vedremo che i casi toccano diverse discipline. Qui infatti è un caso ortodontico protesico. Di non più un bambino, è un giovane adulto di 27 anni, serratore, che in seguito proprio al bruxismo, al serramento diurno e notturno, ha avuto una lieve perdita di dimensione verticale che ha condotto ad una esoinclinazione degli incisivi superiori. Quindi il paziente si è presentato con una richiesta estetica. L'iniziale elettromiografia ha mostrato che c'erano numerosi valori fuori dai range di normalità, con un indice neuromuscolare qui segnato dal semaforino giallo, nettamente migliorabile. Il baricentro troppo anteriorizzato, presenza di torsione verso destra e un impact altissimo. L'impact molto alto è probabilmente anche intrinseco nelle caratteristiche di questo paziente, che come detto prima è un serratore. E anche qui abbiamo fatto un case report pubblicato sul Journal of Dentists e dal momento che abbiamo cercato di soddisfare le esigenze estetiche del paziente, passando però da una fase non solo ortodontica ma anche protesica, perché la parte a brasa degli elementi dentari aveva condotto a una ridotta dimensione verticale che doveva per forza di cose essere ripristinata prima di poter riportare con l'ortodonzia i denti nella posizione voluta. Quindi l'obiettivo è quello di vedere tramite elettromiografia l'equilibrio muscolare prima di questo trattamento, eseguire poi dei rialzi occlusali guidati dall'elettromiografia e infine valutare l'eventuale comparsa di sovraccarico occlusale dopo aver eseguito i rialzi, per evitare che questo sovraccarico occlusale vada poi a ripercuotersi sull'ATM con comparsa di problemi temporomandibolari. Sono stati eseguiti inizialmente dei rialzi provvisori, qui in resina. Si vede dalle immagini che sono brutti, si può dire così, ma sono solamente a incastro e da tenere per un breve periodo di tempo, per valutare elettromiograficamente la nuova altezza che si è andati a cercare. I contatti sono ben distribuiti su molari e premolari perché questi rialzi provvisori coinvolgono quattro denti e si vede che nonostante il baricentro sia ancora anteriore, si vede l'impact che è comunque diminuito nonostante rimanga alto e che soprattutto è scomparsa la torsione e quindi è un buon primo step rispetto a quella che era la situazione iniziale vista prima. Sono stati poi fatti dal laboratorio gli onlay definitivi che sono stati cementati, quindi a livello di quarti, quinti, sesti e settimi, e sempre le foto ci dimostrano che c'è un ripristino di una dimensione verticale corretta. Tuttavia, adesso bisogna integrare funzione con l'estetica perché la prima parte del piano di trattamento è andata a buon fine, ma dobbiamo risolvere il problema per cui il paziente si è presentato, ossia correggere l'estetica del settore frontale con il diastema e soprattutto ripristinare le guide canine dove sono state consumate e dove non sono venute a mancare a causa dei rialzi, e poi correggere l'esoinclinazione degli elementi da 12 a 22. Ho messo, questi sono vari report delle varie fasi del bilanciamento di quando sono stati controllati i contatti degli onlay definitivi. Innanzitutto c'è da dire che senza elettromiografia
sembrava che fossero perfetti i contatti a livello degli only, mentre invece dalle nostre acquisizioni si vede come ci sono molti valori, almeno dalle prime, molti valori fuori dai range di normalità. E guardate in alto, addirittura si arriva a acquisizione 7, che poi sono anche andate avanti. Ne avevo fatte una decina di rilevazioni elettromiografiche per andare avanti col bilanciamento. Questo perché il bilanciamento effettivamente è difficile farlo e senza elettromiografia è ancora più difficile. A destra vediamo l'ultima che è stata eseguita prima di congedare il paziente, in cui si vede che tutti i valori che erano al di fuori dei range di normalità sono tornati all'interno dei range di normalità, con l'eccezione di un baricentro lievissimamente anteriorizzato. Ma l'importante è avere un buon indice globale di equilibrio neuromuscolare, un impact non troppo alto e un'assenza di torsioni. E come detto prima, è stata poi terminata il caso clinico con l'ortodonzia per endoclinare gli incisivi superiori, quindi placca di Hall con catenella elastica, e successivamente chiuso il diastema. Perché ci è stato utile Titan in questo caso? Torniamo al nostro articolo che lo spiega benissimo perché ci è stato utile. Perché l'elettromiografia ci ha permesso di valutare l'equilibrio muscolare e evitare sovraccarichi sull'articolazione temporomandibolare, questo dimostrato dall'impact non troppo alto che si è visto dall'ultima elettromiografia. E soprattutto valutare la risposta del paziente al trattamento. Perché aumentando la dimensione verticale non è detto che il paziente la tolleri. Il non tollerarla si può evidenziare con la comparsa di sintomatologia, che in questo caso è assente, ma anche con la presenza di indici elettromiografici fuori dai valori di normalità che, come visto prima, non avevamo. Per quanto riguarda la difficoltà nel bilanciare i contatti occlusali, c'è un dispositivo che può esserci utile, ma facciamo un passo indietro e analizziamo momentaneamente un'ulteriore ricerca che è stata svolta dall'Università Milano Bicocca sul trattamento dei disturbi temporomandibolari di origine muscolare, quindi esclusivamente di origine muscolare, trattati mediante un dispositivo di silicone che si chiama Alifix. E quindi innanzitutto si è andati tramite una scheda dei Diagnostic Criteria of Temporomandibular Disorders, ossia sono una sorta di linee guida mondiali gnatologiche contenenti sia strumenti per la diagnosi che alberi decisionali per il trattamento. Quindi mediante queste schede di valutazione del dolore muscolare siamo andati ad asserire che c'era un problema esclusivamente di origine muscolare. E questo dispositivo che si chiama Alifix è costituito da sono due elementi separati che vanno tenuti in occlusione a livello molare e premolare, sono indipendenti, c'è una parte verticale che va tenuta a contatto delle guance e una parte orizzontale da masticare. E questo dispositivo poi non è questo lo scopo di questa diapositiva, spiegare come funziona. Comunque ci sono diversi protocolli di utilizzo che allenando i muscoli vanno a far passare il dolore. Ma anche e soprattutto Alifix ci permette di far lavorare i muscoli interrompendo l'input occlusale, cioè togliendo le interferenze, quelle che possono essere derivanti da un precontatto. E questo argomento si capisce benissimo da queste foto concesse da Alessandro Nanussi gentilmente. Quando in massima occlusione noi cerchiamo il massimo numero di contatti occlusali. E questo anche a discapito dell'equilibrio e della salute della nostra articolazione temporomandibolare. Questo perché in natura è più importante l'alimentarsi, quindi avere i contatti occlusali, piuttosto che avere un'articolazione sana e funzionante. E infatti, quando noi abbiamo degli elementi abrasi oppure un precontatto, la nostra articolazione si adatta pur di trovare la massima intercuspirazione possibile. Se noi invece mettiamo in bocca uno strumento, un dispositivo in silicone da masticare morbido, immediatamente i muscoli riposizionano la mandibola in quella che si chiama miocentrica, quindi non più nella posizione voluta dai denti, ma nella posizione voluta dai muscoli. E
Questo ci permette molto più facilmente di identificare le interferenze occlusali, che sono quelle che abbiamo visto prima nel nostro caso dei rialzi occlusali, oppure quelle che si possono avere anche durante il bilanciamento di un byte. Cioè, noi facendo masticare Alifix al paziente, lo facciamo chiudere nella posizione che vogliono i muscoli e vuole l'articolazione, possiamo dire così, piuttosto che la posizione guidata dai denti. Quindi è uno strumento utilissimo da tenere in studio anche per il bilanciamento che quotidianamente facciamo su quella che può essere un byte o la consegna di un lavoro protesico. Oltretutto favorisce perché fa passare il dolore muscolare, motivo per cui abbiamo introdotto questa diapositiva, perché favorisce un'ipertrofia delle fibre, quindi una migliore irrogazione sanguigna e quindi una maggiore clearance dei cataboliti che si accumulano a livello del muscolo. Infatti, noi abbiamo notato dallo studio che avevo introdotto poco fa che c'è stata una diminuzione netta del dolore muscolare medio nei pazienti che avevano assunto Alifix, che avevano praticato gli esercizi con Alifix, e un miglioramento, si vede dal grafico in basso a sinistra, degli indici elettromiografici che tra T0, cioè l'inizio della terapia, a T2, cioè la colonna gialla, tendono ad aumentare, ossia aumentare, andare verso il 100%, che è il valore ideale secondo gli indici di Ferrario. Perché è stato utile Titan, sia in questo studio che abbiamo appena visto, ma anche per il discorso più ampio fatto in precedenza sul bilanciamento occlusale? Perché le spine nociceattive portano a una diminuzione dell'attività muscolare spesso, e vale anche il contrario, cioè che quando diminuisce un'attività muscolare senza un motivo spiegabile, noi possiamo andare a ricercare una spina nocicettiva. E quindi non abbiamo altro modo di valutare strumentalmente i muscoli se non con l'elettromiografia. E la risoluzione dei disturbi temporomandibolari di origine muscolare, come visto, può passare anche da un miglioramento degli indici ottenuti da Titan. Quello che abbiamo visto nell'ultimo grafico, cioè che dopo un allenamento dei muscoli, quindi scomparsa dal dolore, miglioravano di pari passo anche tutti i valori di impact, torsione, bilanciamento e la POC, sia dei masseteri che dei temporali. Significa, tradotto in modo molto semplice, che i muscoli stanno lavorando bene, quindi non c'è motivo per cui il dolore debba rimanere. Queste interferenze di cui ho parlato, no? Potrebbero essere anche non solo occlusali. E qui vi presento un caso clinico in cui c'è un'interferenza a livello muscolare cervicale. Una paziente è un atleta di kayak a livello agonistico, tra l'altro, che si è presentata principalmente per comparsa di un click a livello dell'articolazione temporomandibolare di sinistra. Dall'anamnesi prossima e remota si è arrivati a dedurre che tutto questo poteva essere associato a un colpo di frusta avuto qualche mese antecedente alla comparsa del click e in seguito a incidente stradale. Quindi, per vedere se questo colpo di frusta poteva avere una qualche interferenza con il nostro problema iatrologico, ho fatto una serie di prove con il capo in posizione, in diverse posizioni, quindi estesa, flessa e flessa lateralmente. Quindi, provando a ingannare Titan, facendo tutte le prove con i cotoni, sia la calibrazione che le acquisizioni, chiaramente sempre a occhi chiusi per togliere anche l'input visivo. Ma cambiando invece che l'occlusione, quindi con e senza cotoni, cambiando semplicemente la posizione del cranio. Quindi chiaramente la calibrazione è con il capo in posizione retta, mentre tutte le acquisizioni con il capo in varie posizioni, come detto prima, estese o flesse. E cos'è comparso? Che quando la nostra paziente aveva il capo in posizione estesa, i due muscoli di sinistra, ossia temporale e massetere, quasi completamente si spegnevano. Possiamo usare questo termine. Diminuiva tantissimo l'impact, quasi come se e la paziente lamentava insorgenza di dolore a livello cervicale, nucale, occipitale, quasi come se l'insorgenza di questo dolore comportasse un calo di lavoro di due muscoli slegati, ma legati, a quanto pare, ai muscoli occipitali.
Quindi sicuramente una qualche derivazione dal suo colpo di frusta al suo problema per cui si era presentata la mia attenzione c'era. Quindi noi abbiamo un condilo retroposizionato, poi vedremo perché, che è quello che però ci porta al nostro click, perché a bocca aperta, immagine risonanza di destra, si vede che come il condilo dall'essere retroposizionato a bocca chiusa ritorna nella posizione normale ricatturando il menisco a bocca aperta. Per chi non ne masticasse tanto di risonanza magnetica, ho messo un'immagine tratta da un libro brasiliano. Di cui riporto il titolo in basso, che secondo me è fatto benissimo, perché beh, qui sono anche stato fortunato che sembra ricreare la stessa identica immagine della nostra risonanza. Ma è un libro comunque molto chiaro nello spiegare tutte le strutture anatomiche. Praticamente il colpo di frusta ha portato il condilo ad essere schiacciato all'indietro contro la parte posteriore della nostra ATM, e quindi il menisco rimasto in posizione risulta, come se fosse dislocato anteriormente. La sua ricattura è il classico click che si sente spesso nei pazienti neurologici. Il colpo di frusta cosa comporta? Un trauma. Dopo l'impatto, una massima estensione della testa. Quindi a questa segue una massima flessione repentina traumatica, con tra l'altro uno stop improvviso di quello che è il nostro poi limite anatomico di quanto le vertebre si possono piegare. E a questi movimenti delle vertebre cervicali segue anche un movimento dell'ATM che durante l'estensione del cranio va in avanti e in basso e va in alto e verso l'indietro nel momento in cui c'è invece la massima flessione della testa, quindi nella fase finale del nostro colpo di frusta, in quando il capo va in avanti. Ed è proprio quello che è successo. La freccia gialla che compare nell'immagine della risonanza in alto a destra va un po' a simulare quella che è la direzione dello spostamento del condilo durante un incidente con un colpo di frusta. Quindi noi abbiamo qui due problemi. Abbiamo un coinvolgimento cervicale. E poi anche questo problema di click che deve essere trattato con, ad esempio con un byte, come vediamo adesso. Importantissimo dire però che questo tipo di paziente è un paziente delicato, perché un problema a livello cervicale non è mai da sottovalutare. Deve essere trattato sì multidisciplinariamente, ma poi forse se c'è anche un'interferenza netta dal punto di vista ortodontico, neonatologico, odontoiatrico in generale, è necessario forse che è bene che venga vista prima da chi di competenza, che sia un fisiatra, un osteopata, chiropratico, o comunque chi si occupa di trattamento manipolativo. Dal punto di vista neonatologico abbiamo eseguito un bite con un vallo di avanzamento per portare il condilo a ricatturare il menisco, quindi dando dimensione verticale e dando protrusiva. E qui si vede bene da questa radiografia che ho fatto eseguire, invece che a bocca aperta e a bocca chiusa, ho fatto eseguire con e senza bite. E si vede dalle immagini laterali, che sono quelle con il bite, come il condilo sia riposizionato quasi nella posizione giusta che dovrebbe essere. Quindi questo bite, nonostante sia effettivamente un po' scomodo perché obbliga il paziente a stare in protrusiva, forse la nostra arma migliore, almeno per questo caso clinico, per cercare di ricatturare il prima possibile il menisco e quindi evitare un'ulteriore dislocazione che, se non trattata, da riducibile può passare a non riducibile, cioè da risolvibile può diventare non risolvibile. A livello elettromiografico si vede come, questa è l'elettromiografia quella a sinistra nella sua occlusione del paziente, appena fatto indossare il bite, quindi prima del bilanciamento, si vede che ci sono molti valori da rimettere a posto, e quella a destra è alla fine del bilanciamento. Cosa si nota? Un impact bassissimo, chiaramente la posizione forzata in protrusione fa sì che i muscoli lavorino meno, perché è una posizione totalmente fuori dalla normalità di quello a cui siamo abituati. E si vede un baricentro un po' più posteriore, ma questo è anche giusto, perché come si vede dall'immagine in alto a sinistra, i contatti devono essere più marcati posteriormente, piuttosto che anteriormente, cioè le forze devono scaricarsi più sui molari che sugli incisivi, per quanto riguarda questo tipo di bite.
Fondamentale poi anche tenere in considerazione che non dimenticarsi di controllare le guide di svincolo. Il bite non deve essere troppo vincolante, deve essere libero il paziente di movimenti, essere libero di scivolare a destra e a sinistra, perché se no possono insorgere dei mal di testa. Perché ci è tornato utile Titan in questo caso? Perché, come detto prima, abbiamo tra le mani un paziente molto delicato, perché ha subito un trauma da incidente. Quindi, questo trauma abbiamo visto essere legato ai muscoli occipitali e nucali. Noi non dobbiamo creare delle interferenze muscolari peggiorative su questo problema che il paziente ha già. Cioè, dobbiamo essere sicuri che l'elettromiografia ci dia la prova di un bite consegnato come quasi alla perfezione, con tutti gli indici il più possibilmente vicini ai valori, ai range di normalità. Non dobbiamo creare ulteriori scompensi a questo paziente. E oltretutto ci ha permesso di capire che c'era un coinvolgimento cervicale, valutando che il capo in posizione stesa o flessa dava degli input elettromiografici diversi. E, a dimostrazione che ci possono essere delle interferenze tra disturbi temporomandibolari e postura, abbiamo anche eseguito, sempre in Università Milano Bicocca, un ulteriore studio su 74 atleti, quindi un campione nettamente ampio, in cui di diverse discipline sportive, quindi non è importante che sport praticassero. È importante che non erano pazienti senza a cui è stata fatta un'anamnesi iatrologica, quindi valutare deviazioni in apertura, dolore all'ATM, limitazioni alla lateralità o alla protrusiva, presenza di click o altro tipo di rumori articolari. E cosa si è visto? Che quando a questi è stata fatta anche una pedana stabilometrica, questa è sempre una pedana della VTS, la stessa ditta che produce Titan, e sono stati valutati la superficie dell'ellisse e la distanza totale del centro di pressione, quindi delle oscillazioni. Si è visto che c'era un'associazione significativa tra disturbi temporomandibolari e squilibri a livello posturale, ossia oscillazioni sopra quella che è la norma. A testimonianza che quindi quello che abbiamo visto poco fa nel caso clinico della nostra atleta di kayak non è così campato in aria, ma può essere anche spiegato da un punto di vista scientifico. Ossia, questo studio ci ha permesso di dimostrare che disturbi temporomandibolari possono essere associati, poi in che modo è difficile da dirlo, e non è questo l'obiettivo di questa serata, ma possono essere associati a un'alterazione della stabilità rilevata da pedana stabilometrica, oppure viceversa. Pazienti che non hanno una stabilità a livello strumentale stabilometrico hanno una probabilità più alta di avere problemi temporomandibolari, a testimonianza che qualche tipo di connessione c'è. E, come detto prima, un campione di 74 pazienti è considerabile in statistica molto ampio. Un altro studio, sempre condotto dall'Università Milano Bicocca, con un campione qui ancora più ampio, riguarda un po' l'opposto di quello che abbiamo appena visto, pazienti sani, su cui però l'elettromiografia cambiava in maniera migliorativa dopo trattamento manipolativo osteopatico. Qui il nostro campione era di 120 pazienti. E è stato visto elettromiograficamente che dopo manipolazioni a livello sia del distretto cranio cervico mandibolare sia a livello comunque del distretto cervicale e dorsale c'erano miglioramenti nei valori elettromiografici nel 40% dei soggetti, cosa che invece non avveniva nel gruppo controllo e nel gruppo placebo che sono stati utilizzati per dare una validità ulteriore a questo studio. E, a testimonianza che una connessione tra trattamento a livello della colonna vertebrale e quello che succede a livello dei nostri massetieri, dei nostri temporali, c'è. Quindi anche qui possiamo chiederci perché è stato utile Titan, per far comprendere innanzitutto al paziente e mi sento di aggiungere anche a tutti i dentisti,
che pratica magnetologia, che c'è la necessità di un approccio multidisciplinare, perché se noi ci limitiamo a guardare i denti o l'articolazione, ma senza considerare la cervicale, senza considerare quelli che sono i nostri muscoli, senza considerare la postura del paziente, possiamo perderci buona parte degli elementi utili per una diagnosi globale. E poi Titan ci è stato utile come riferimento per capire se stiamo intervenendo anche con le tecniche manipolative sul punto giusto, su quello che è il problema giusto. Chiaramente, se noi avessimo visto che le tecniche manipolative non portano a nessun tipo di miglioramento a livello dei valori elettromiografici, o non c'era nessun problema a livello del cavorale, oppure stavamo completamente sbagliando strada. Ma vedere che da osteopati professionisti con esperienza le manipolazioni a livello della colonna vertebrale portano miglioramenti a livello dei muscoli temporali e dei muscoli masseteri significa che le connessioni ci sono e noi, in caso di paziente sintomatico, possiamo vedere anche se un'eventuale origine di questa disfunzione può essere non solamente a livello del cavorale o del cranio, ma anche a livello cervicale o dorsale o toracico. Per cui, sperando che quanto esposto in questa serata sia stato chiaro, sperando che gli studi condotti e che continueranno a essere condotti dall'Università Milano Bicocca siano stati sufficientemente esposti in maniera esplicativa per dare poi input anche clinici a tutti coloro che hanno ascoltato. Vi ringrazio, ringrazio Titan per l'opportunità e per il supporto tecnico e anche di strumentale. E infine ringrazio tutti voi che avete ascoltato e buona serata.